questa è l'ultima cosa che un governo, un presidente del governo intelligente e preparato come sembrava Sanchez poteva fare, perché non si può governare la Spagna a spese della Catalogna. Quindi mi sembra che si cominciano di nuovamente a creare delle diatribe, a creare delle difficoltà e a creare dei rapporti estremamente difficili. Certo, sì sì, questo in effetti è così, sembrava che avessero rimandato la palla alla Corte, ma poi la Corte gliel'ha restituita subito e subito dopo hanno proceduto alla sospensione. Vabbè, senza un parere della, senza una richiesta formale della magistratura. Sì, ormai lì non si capisce, probabilmente c'è anche un accordo sotterraneo lì, ma non si capisce dove finisce una cosa, dove incomincia l'altra, purtroppo. Infatti, sì. Senta, invece, i risultati, diciamo, catalani, come li valuta lei, che possibilità vede a questo, in questo momento, insomma? Ma intanto io direi una cosa dalla quale poi traggo una conclusione abbastanza semplice. Abbiamo visto che alle elezioni nazionali, quelle del Parlamento spagnolo, all'interno della Catalogna il partito vincente era l'Esquerra Repubblicana. Abbiamo visto che alle europee invece il partito vincente era Junts per l'Europa, cioè il partito di Puigdemont. Abbiamo visto che per la città di Barcellona, per il comune di Barcellona, il partito vincente era Esquerra. Mi sembra di capire che i catalani, in una grande maggioranza, non votano per il partito, ma votano per quello che credono la soluzione migliore nelle elezioni che ci sono. Quindi mi sembra che il partito conta meno, contano molto più le persone e conta soprattutto quello che pensa la società civile, e questo tutto sommato non è male, è bene. Poi c'è stata una scelta molto forte per il presidente uscente Puigdemont alle europee. Io penso che tutto sommato, almeno così come si vede, l'indipendentismo tiene. Non ha però ancora superato il 50%. Ricordiamoci che questo forse è un limite che l'indipendentismo ha, l'aver sempre raggiungere quasi il 50%, arrivare adesso al 49% qualcosa, ma non superare il fatidico 50% più un voto. Certo, questo è vero, però è anche vero che a ogni elezione si fa un passettino in avanti, quindi ormai il 50 sembrerebbe dietro l'angolo. Sembrerebbe, ma per il momento c'è ancora l'angolo. Certo, certo, senz'altro. Aspettiamo di vedere cosa c'è dietro l'angolo. Certo. Senta, nel frattempo non so come andrà a finire la cosa. Io mi auguro bene. Ho seguito anche oggi questo processo, mi sembra abbastanza allucinante il tutto come viene svolto. Io faccio soprattutto agli amici che ho, che sono le conoscenti che ho, che sono attualmente imputati, vi faccio tanti auguri e seguo con trepidazione tutti i giorni il processo. Devo dire che è un processo allucinante, che è una magistratura indegna di uno Stato democratico. Ecco, questa è una cosa che mi vado a dire e che sono fermamente convinto che in un altro Stato europeo queste cose non potrebbero accadere.
Senta, a questo punto questi eletti Puigdemont, Comín, forse se c'è la Brexit ci sarà anche Clara Ponsatí e poi anche Oriol Junqueras e gli altri della loro lista, in Europa potranno fare qualcosa secondo lei? Cambiamo la domanda. Potrebbero fare qualcosa in Spagna? Mi sembra di no, perché sono sospesi, perché non potranno partecipare al Parlamento in Spagna. Secondo me la prima seduta del Parlamento europeo, io mi auguro che Puigdemont risolva il problema tecnico del giuramento e che possa comunque presenziare, lui dice di sì, spero che abbia i dati che ciò potrà succedere e spero che anche Junqueras potrà essere presente, saranno le prime donne del Parlamento europeo, io credo che tutta la stampa, tutti anche tantissimi altri parlamentari degli altri partiti guarderanno a queste persone con molta attenzione e con un grande rispetto. Quindi con le competenze che ha il Parlamento europeo, soluzioni non credo siano possibili, però la testimonianza che loro porteranno all'interno del Parlamento europeo sarà molto importante. Ed è l'unica cosa che potranno fare. Di fatto, con la loro elezione nel Parlamento europeo, la situazione catalana verrà portata in Europa e l'Europa non potrà più far finta di niente e nascondersi dietro la frase che è un affare interno dello Stato spagnolo. Va bene, speriamo che questo avvenga così come lei ha detto, la ringraziamo tantissimo di questo suo contributo e speriamo di poterci risentire presto con buone notizie, insomma. È sempre un piacere parlare con voi e tanti saluti ai miei amici catalani, quelli che sono in Italia ma soprattutto quelli che sono in Catalogna. Grazie mille. Allora, abbiamo sentito il contributo di Bojan Brezzigar, ripeto, autore dei Giorni della Catalogna di Cudu Libri, che speriamo anche di poter avere presto a Roma per la presentazione di questo libro. E adesso mettiamo in onda un contributo che ci ha mandato Massimiliano Fois dall'Alghero. Buongiorno a tutti, Radio Catalogna. Sono Massimiliano Fuis d'Alghero. Il 24 maggio ho portato in scena al Parco Regionale di Porto Conti ad Alghero lo spettacolo teatrale In volo sul Parco di Porto Conti con il Piccolo Principe. È stato un bel successo, c'erano oltre 300 persone. E in questo spettacolo hanno recitato i bambini della scuola primaria di Olmedo, che è un paese vicino ad Alghero, dove le maestre e i maestri hanno fatto la regia. E i genitori hanno aiutato a fare i vestiti e praticamente in questa sceneggiatura che ho scritto per questo spettacolo i bambini interpretavano chi? Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe, che ha vissuto Alghero per quasi 3 mesi nel maggio, giugno, luglio del 1944, era a distanza dell'aviazione americana, pilotava il velocissimo Lightning P-38. In questo spettacolo c'erano i ricordi di questa avventura algherese, di questo grande scrittore, l'autore del Piccolo Principe, mescolati però anche alla storia del Parco di Porto Conte, con gli animali del Parco di Porto Conte e anche ai personaggi del Piccolo Principe, che è l'opera sua più famosa. Da anni racconto questa storia nelle scuole, da poco abbiamo anche fatto un laboratorio didattico, sempre in collaborazione con una maestra della scuola primaria di Olmedo, la maestra Safira Pitorru. Siamo andati a Senorbì, nel sud della Sardegna, a raccontare sempre con la storia, questa storia di Antoine de Saint-Exupéry ad Alghero, facendo dei laboratori basati proprio su alcuni
alcuni brani del Piccolo Principe. Ecco, sto portando avanti questa storia, ho degli altri progetti di cui vi parlerò la prossima volta e anche di altre cose che sto preparando. Un abbraccio a tutti. Eccoci, siamo di nuovo qua, abbiamo sentito questo contributo da Alghero e adesso un'intervista che ha fatto il nostro Tony Urpinelli a Marcello Tamendi, il giornalista vasco che è stato di passaggio a Roma nei giorni scorsi. E quindi ascoltiamo questa intervista. Buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo la fortuna di aver intercettato, e qui davanti a noi, Marcello Ottamendi, di passaggio per Roma. Marcello è attualmente direttore del giornale basco Berria, attivista di lunga data, amico e conoscitore della causa catalana. Ricordiamo la rubrica settimanale su Bilaweb, insieme al direttore Vicent Partal, Cartas Creuadas. L'occasione è ghiotta e cominciamo con la grande domanda. Come vedi la situazione oggi in Catalogna? A che punto è il processo? Allora, buonasera Marcello. Buonasera. Bueno, io credo che la situazione catalana sta come non è stata nunca. Non so se la storia catalana recente ha stato con questi livelli di mobilizzazione a favore del primo il derecho a decidir, con un 80% della popolazione a favore del derecho a decidir, e poi con las movilizaciones más grandes que ha habido nunca en la historia de Europa a favor de una misma causa. No ha habido ninguna causa política en Europa en los últimos 250 o 300 años, desde que está la estructura de los estados. No ha habido ninguna movilización por una causa política que haya sido tan constante, tantos años, tan masiva y además tan pacífica, ¿no? Entonces yo creo que está en una encrucijada muy interesante, un porcentaje muy alto de los catalanes, como he dicho antes, que el derecho a decidir. Y están a favor de la independencia en el Parlamento, el 47% del voto del Parlamento, que tiene la mayoría con 70 diputados, teniendo en cuenta más también que hay una proporción del voto de Podemos, que también es un De voto los comunes, independentista, ¿no? sí. Se calcula que es unos 20% de ese voto puede ser un voto independentista. El problema que tiene Cataluña y que tiene las naciones sin Estado en España es que el Estado español no tiene la cultura política, está afectado por lo que algunos llaman la demofobia y no tiene la cultura política para aceptar que los catalanes son un pueblo, son una nación. Eso está así porque tiene una cultura, porque tiene una lengua, porque tiene un convencimiento de que son un pueblo y una nación. Y la demofobia impide al gobierno y a los gobiernos y al Estado español habilitar un mecanismo que ha sucedido en Escocia en el 2014, que en el año 95 se dio también en Quebec y hace poco se ha dado incluso en Caledonia. En un estado tan jacobino como es el caso de Francia, ha permitido que se haya dado en la Nueva Caledonia hace unos meses, hace en noviembre, se dio un referéndum a favor o en contra de la independencia. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, pero yo creo que la situación catalana es una situación envidiable para cualquier ciudadano que pertenezca a una nación sin Estado en Europa. Yo creo que ha sido un foco informativo y sigue siendo un foco informativo muy importante. Y por primera vez en la historia de Cataluña, en los últimos 300 años, el tema catalán está en la agenda diplomática europea, está en la agenda de problemas a resolver en Europa. Okay, sì. A proposito appunto dell'ampiezza e del seguito che c'ha presso la popolazione catalana, una cosa molto interessante, io ritengo molto interessante, è stata la vittoria recente nella Camera di Commercio di Barcellona dell'indipendentismo. Te come vedi questa vittoria? È, come dico io, una grande vittoria? Sí, claro, porque hasta ahora las grandes estructuras económicas y financieras de Cataluña han estado en manos de sectores económicos y financieros que no eran independentistas. Podrían ser catalanes en los distintos grados de catalanismo que pueda haber, muy, muy catalanes, bastante catalanes. Todos ellos eran conscientes de estar en Cataluña. Muchos de ellos es gente que hablaba catalán cotidianamente, pero que luego pensaba que, en fin, la estructura en la que tenían que estar inmersos era la estructura del Estado, ¿no? Yo creo que responde a la estrategia de ocupar espacios de poder. Exacto. Tú, si tienes la posibilidad de. Porque ha habido directivas catalanistas en el Barça y también las últimas del Español y de otros muchos clubes catalanes. Eso ha hecho que hoy los más importantes clubes catalanes deportivos, los de deporte profesional,
se hayan incluso manifestado a favor del derecho a decidir, incluso con el Barça, incluso el español, aunque tenga el nombre español, y, sí. Y eso hizo que cambiara hasta el nombre de español, ahora se escribe, sí. Se escribe en catalán. Sí. Y entonces, las